Tartufone. Era molto aggressiva. È colpa di Marcello, perché se in quel momento si trovava con la macchina lì, io credo che cadeva sul morbido. Anche colpa di Liotto, che poteva mettere il faccione morbido a te. Davide invece è bravissimo, perché allora era l'unico che ha cercato di salvarla. Siamo oggi qui per un triste malinconico funerale. Siamo qui riuniti oggi per celebrare triste malinconico amaro funerale della tartaruga Tarti Tartus. Oggi lasceremo la tartaruga nel suo ambiente naturale, un ambiente adibito. Un grande rammarico di Adriano Melfi, detto il Pippo Melfo, abbandoniamo qui oggi la nostra amica Tartu per sempre, aspettando per lei un futuro migliore. Ciao amica mia, amica nostra. A presto, non abbiamo più. Lei è Tartufo 2. Oggi cancellate i video della busta. E allora cancellate la cartella. Sta cancellando, ci state cancellando. Laura allora, adesso va a buscare da me in diretta. Vedete come grida, guardate. Ah, Adriano, finiscila. Vedete Laura come busca? Guardate, guardate in diretta tutti quanti Laura. Hey. Vedete? Allora, tu stai camminando e vedi una persona con un naso enorme. Chi è? Adriano! Un cinese bimbo domanda al cinese padre. Un cinese bimbo? Un bimbo cinese. Papà, papà, ma che vuol dire pedelasta? E pedelasta è uno che è un male inculabile. E che ci fa una caramella in mezzo al campo? Si scatta. Zorro al supermercato. Fa il cassiere. Zorro, ma perché dine tu quando vieni al supermercato fai sempre Z, non coppia mai tutto quanto? Perché quando vengo il campo c'ho sempre accanto zucca. I grilli, dove sono i grilli? Sta a ridere perché non fa gigliaglie. Adriano stanno zitto e passare in vantaggio, incredibile. E allora ci stanno due arance sul tavolo, una cade, dice quell'altra salvami, dice quella arrangiati. Adesso ci fa una perletta. La penichella. Anche stanno due rane. Stanno due rane. Una rana scende. Aspetta, qua devo. Una rana scende, dice vicino a quell'altra la ranuccia. E un'ape al bar? La barista. L'aperitivo. Dice un'altra papera, dove abiti qua? Sigaretta al centrocampo, che fa? Fufil. Marcello pensa che lo shampoo per i cani, dato che c'è scritto pelo corto con vitamina C, pensa che lo shampoo per i cani. Adriano, okay, non è... che ci fanno i gallini a prima mattina con una tazza a mano? L'uovo Martino. Cosa? Cosa? L'uovo Martino e l'orzo. Adriano, voglio che... Una zanzara di cecina alla rana, che ti sei fatta? Crack. Questa è una bambina che va in una drogheria che vende, che vendono le caramelle. La bambina lo dice al signore: signore, mi dà una caramella? Dice il signore: parimi tre drogate. Dice il signore: quale vuoi, questa qui? Questa qui all'arancia o questa qui alla fragola? No, no, io voglio quella alla menta soprattutto. Quello prende la scala e gliela prende. Il giorno dopo ritorna: signore, mi dai una caramella? Scusami, mica te dice te ne mente tutte caramelle a mente. No. Ah. Mi dai una caramella? Quale vuoi, bimba? Questa arancia, questa fragola, queste qui col suo bancone? No, no, io voglio quella su a menta, più sopra. In auto, scaletta, e c'è la caramella, scende ciara. Un animale. O terzo uno, chi si è già svato proprio.
Va bambini. Signore, mi dà la caramella a menta? Sì, però ne voglio due. E lo sai, il capitano Findus è morto. Mi verrà da ridere il giurato. Che se ne è brutta, capito? È morto. E lo sai come? L'hanno impanato e l'hanno... L'hanno impanato e... E l'hanno fatto a bastoncino. Scusa, e cosa fa una vacca e un bue da una sola parte? Una vacca e un bue? O a C? Che fanno? O a C? Sono stati Del Piero e Vieri. Stanno andando a caccia, no? Caccia di leoni. Allora va Vieri, spara e lo manca. No, Vieri spara al leone, però lo manca. E dice Del Piero, scappiamo. No, dice Del Piero, hai fatto cilecca? Dice De Totti, ma quale cilecca? Questo ce magna. Sai qual è il colmo per un atleta basso? Fare 100 metri in un anno secondo. Che ci fa un nano al Giro d'Italia? Oh, però non ti muore da là. Che ci fa un anno al Giro si d'Italia? Si fa tutte le tappe! Allora, Totti dice a Vieri, ma via Totti, com'è andato il comito di in classe? Ah, io ho consigliato in bianco. Cioè, Vieri, è pure io. Ua, poi si pensano che mi ho copiato. In fondo dice vicino a Totti, dimmi degli animali che iniziano con la R. Quello dice ermellino. Dice, bravo, dimmene altri, er cane, er gatto, er topo. E senti questa, sta Totti che si compra un puzzle. E lo finisce dopo 8 anni. Dopo in 8 anni lo finisce. Gli fanno l'intervista, Totti hai finito? No, dice la moglie Ilari, Totti quanto tempo per finire questo puzzle? Dice Totti, quanto tempo? Cosa c'è? Sta 08 anni, no, non me lo ricordo. Da 08 anni. Non c'è da tre cani, uno si chiama, un cane si chiama Tavigo, un cane si chiama Tavigo ancora, un altro cane si chiama non Tavigo più. Improvviso viene un signore perché c'ha la macchina e va a cagare in questo pezzo di terra dove sta sto contadino con i cani. Si siede a cagare nella pianta e sente all'improvviso un urlo. Tavig, Tavig! Lui si distrova, come fa a muovere? Si trova a qualche metro di distanza. Si alza e se ne va più lontano. Sta settimana dopo dall'improvviso si è andato lui. Tavig ancora, Tavig ancora! Come è possibile? Questo non fosse lontano, questo mi viene ancora. Ma un po' più avanti. Sei andata a lui. Non devi più, e cagamo cazzo, quello di dopo è su. Ed è grande, no? No, sta Totti al figlio. Dice, stanno all'aeroporto. Non mi dice che è già salito. No. Vai, dice. Dall'aeroporto. Allora l'aereo decolla, no? Dice il figlio di Totti, l'aereo decolla, decolla. Dice Totti, ma che decolla, è de ferro? Una coppia di paesani contadini non hanno mai visto la città. All'improvviso dicono, aiuto Pascal, non vieni dalla città ma bere con me. Vanno in da città, vedono nei negozi, vedono una cosa triangolare bianca, vanno in negozio. Dice, aiuto, chi sto dire? E questa si chiama mutanda. Ah, oh, è bella mutanda, è bella. Allora si compra la mutanda e torna al paese tutto contento, soddisfatto. Dice, Pasqua, ma che cattale? Vai giù, questo si chiama mutanda. Ma come si mette? Ho già l'annaggio maronare. Adesso raccontiamo Yellow Pecora. Una barzelletta tutta da capire. Sono quattro. Sta un signore che ha una famiglia. E ha una pecora gialla. La chiama Yellow Pecora. Allora un giorno questo signore, questo contadino, a questa pecora ci tiene più della sua vita, della sua famiglia. Allora un giorno la pecora si perde. Allora va vicino ai figli e dice,
vicino al figlio, vammi a trovare la pecora altrimenti ti uccido, hai 10 giorni. Il figlio va a cercare 10 giorni, torna e non la trovi, avevo fatto sparo. Poi c'è la stessa cosa pure alla figlia, la figlia va 10 giorni, torna e non la trovo e sparo pure alla figlia. Però pure la moglie dice, e pure la moglie dice 10 giorni va e non la trovo e sparo pure la moglie, e alla fine gliel'ho pecora che non si trova. Ma non è che gliel'ho pecora se non mi sono accorto quasi. È troppo variano. Che si è fatto? Sta rendo? Che scemità sta cosa? E questa è la cosa. Sei grigliato sta, no? Allora, 1000 sciro, sta sciro che ha vado da bacca e catta un pallone. Dice, mi dà un pallone? Sì, quanto è? 6000? No, sono sciro. Quarta barzelletta. Cosa ci fanno 8 cani in mezzo al mare? 4 pesci in una rete, 3 dei 4. Mi è venuto a pensare nella breve Valentina. Senti questa. Ci sta una... Ma perché siamo prima? Chi ci sta una signora anziana con un cane che deve... Ma tu pensi un animale? Boh, mi piace. E tiene un cane e deve partire per un viaggio in Grecia. Allora prende il treno per andare in Grecia, però. Sono intelligente lui. Però il cane non può stare vicino a lei. Allora dice Quillo, che porta i treni, che il cane deve stare nella stiva. Allora, però ogni tanto la può andare a trovare, no? La mette nella stiva. E il viaggio dura, dice. Già Grecia. È normale. Alla fine è che la signora ogni tanto va contro lo cane, tutto a posto, porta il crocchetto. Alla fine del viaggio la signora si fa più cane, però dentro la gabbia il cane non ci sta più. E indovina chi ci sta? E chi ci sta? E chi ci sta nella gabbia? Glielo pecora. E beh, andiamo a dare chi? Ti picchiato, no? Basta la voce, ma dici sti cose. E fu così che finì la nostra vacanza.